Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia del Sulcis Iglesiente TV. Apriamo con il convegno, la tavola rotonda che si è tenuta ieri mattina all'Istituto Giovanni Maria Angioi di Carbonia presso l'auditorium dello stesso, un convegno sul 155 anniversario dell'Unità d'Italia. Il convegno è stato voluto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il MIUR, in collaborazione con il Comune di Carbonia e con l'Istituto Angioi. I lavori sono stati aperti dal dirigente scolastico Antonietta Cucchedu e dagli interventi del sindaco di Carbonia Giuseppe Casti e del dirigente dell'ambito scolastico di Cagliari Luca Cancelliere. Sono intervenuti Gianluca Borzoni, rappresentante dell'Università di Cagliari, Marinella Ferrai Cocoortu, presidente dell'Istituto Storia del Risorgimento Italiano, il sottosegretario della Difesa, Domenico Rossi, ospite d'onore, ed una rappresentanza di studenti. La banda musicale della Brigata Sassari ha suonato prima e durante la cerimonia. Era presente anche una rappresentanza dei bersaglieri in uniforme. Vediamo ora le interviste realizzate nel corso della tavola rotonda, la prima con il sottosegretario della Difesa, Domenico Rossi, con il quale abbiamo parlato anche di un tema di grande attualità, quello delle servitù militari e in particolare del futuro di quelli che sono i poligoni sardi. Ricordiamo che dal 1995 al 1996, quindi circa 20 anni fa, il generale Domenico Rossi ha guidato, allora era colonnello, il primo reggimento corazzato di Teulada e al territorio è rimasto, bisogna dire, molto legato. E poi seguiranno le interviste con il sindaco di Carbonia Giuseppe Casti e con il dirigente dell'ambito scolastico di Cagliari Luca Cancelliere. Vediamo. Onorevole Rossi, a Carbonia per parlare di Unità d'Italia, un tema sempre di attualità, di grandissima attualità, in un periodo nel quale forse proprio lo spirito dell'Unità d'Italia viene messo in discussione da più parti e va sostenuto, rinvigorito quanto più possibile. A Carbonia perché oggi c'è la possibilità di parlare ai giovani e i messaggi che noi dobbiamo dare quando si parla di Unità d'Italia sono proprio rivolti ai giovani. Quindi credo che da questo palco oggi si possa riaffermare a questi ragazzi che l'Unità d'Italia è una conquista e che va difesa tutti i giorni, con dei comportamenti che siano ispirati ai valori primari della nostra Costituzione, ai valori della resistenza, ai valori di solidarietà, di rispetto e soprattutto di unione e non di diversità come invece da molte parti si tende a portare avanti rispetto alle esigenze sociali. Onorevole Rossi, lei prima di questa esperienza politico di governo ha un'esperienza alle spalle lunga da militare, si è congedato da generale e soprattutto è molto legata a questo territorio, alla Sardegna, avendo guidato il primo reggimento corazzato di Teulada. Questa premessa per parlare di servitù militari, si parla con insistenza di servitù militari e anche dell'ipotesi di smantellare le basi di Teulada e del Salto di Quirra. Fra i sostenitori di questa tesi anche i rappresentanti della maggioranza di governo, vedi l'ex sindaco di Olbia Giampiero Scanu, che paventa la possibilità che ci sia a breve o comunque nei prossimi anni un intervento di questo tipo. La sua posizione? Alla posizione del Dicastero è stata fin dall'inizio innanzitutto di rimettere in discussione le servitù militari all'interno delle tre regioni principalmente operate dalle servitù, che sono la Puglia,
il Friuli e la Sardegna. Siamo riusciti insieme a Friuli e a Puglia a fare un protocollo d'intesa, abbiamo aperto un tavolo tecnico a gennaio del 2015 con la Sardegna. Questo perché l'obiettivo del Dicastero è quello di rilasciare tutto quello che non serve più alla funzionalità e all'efficienza dell'esercito italiano. Ci sembra peraltro che in un momento come questo, dove la situazione internazionale e geopolitica richiede sempre più avere delle forze addestrate e pronte a intervenire, che i poligoni sardi costituiscono una risorsa di carattere essenziale per l'addestramento. Quindi sì a vedere insieme alla regione sarda quello che è possibile rilasciare, ma no a tutto quello che può inficiare l'addestramento e la sicurezza dei nostri ragazzi. Ricordando anche che in Sardegna le servitù, ma anche la Brigata Sassari, sono una componente essenziale proprio di questa terra. Giuseppe Casti, il tema dell'unità d'Italia è più che mai attuale, in un'Italia purtroppo per molti versi divisa e anche in territori divisi, perché i particolarismi troppo spesso superano l'interesse collettivo. Ma un evento importante, oggi 155 anni di unità d'Italia. Volevo ringraziare l'Istituto Angioi per aver organizzato, anche alla presenza del sottosegretario della difesa, l'onorevole Rossi, un evento importante dove si discute con gli studenti dell'unità d'Italia. Una conquista importante fatta tantissimi anni fa, che i giovani devono capire, che devono preservare e continuare naturalmente a coltivare. Dottor Cancelliere, il tema dell'unità d'Italia è sempre più attuale, anche perché ci troviamo in un periodo storico nel quale per certi versi sono numerosi gli episodi in cui la stessa viene messa un pochino in discussione. Certo, è proprio per questo che di concerto con il Comando Militare Autonomo della Sardegna, l'amministrazione comunale di Carbonia, l'Istituto Angioi, abbiamo voluto celebrare questa data del 17 marzo che per legge dal 2012 è considerata una solennità ufficiale dello Stato italiano, anche perché il 17 marzo fu la data della promulgazione della legge con cui l'allora re d'Italia Vittorio Emanuele II assumeva per sé e l'allora re di Sardegna Vittorio Emanuele II assumeva per sé per i suoi successori il titolo di re d'Italia, e quindi segna anche un ruolo peculiare della Sardegna nel processo di unificazione nazionale, che quindi non nega ma al contrario assorbe e integra le varie identità territoriali locali nella più ampia unità nazionale secondo il principio dell'unità nella diversità. Il mondo della scuola sta subendo un periodo di grande trasformazione. La legge, il provvedimento legislativo sulla buona scuola sta cambiando profondamente la scuola. Ecco, gli operatori della scuola come lo stanno vivendo? Gli operatori della scuola, i docenti, il personale ATA, sono magari forse un po' disorientati per tutti questi cambiamenti, ma bisogna anche dire che in controtendenza al resto del pubblico impiego, dove si parla unicamente di tagli, di soppressioni di uffici, di riduzione di organici, l'attuale governo ha investito molto sulla scuola italiana. Con il piano assunzionale straordinario della buona scuola sono stati assunti 100.000 docenti nel 2015, molte di queste sono stabilizzazioni di precari. Nell'anno corrente 2016, secondo quello che sarà il concorso a cattedre che è stato bandito recentemente, saranno assunti altri 63.000 docenti, quindi ben 163.000 posti di lavoro nuovi in due anni, e per quanto concerne la Sardegna 3.000 l'anno scorso, 1.828 quest'anno, quindi diciamo una grossa iniezione di forza lavoro nel mondo della scuola sarda per l'aumento dell'offerta formativa e per
l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Come abbiamo già rimarcato ieri, cresce l'attesa per conoscere la conclusione, l'esito dell'avvertenza per la cessione dello stabilimento Alcoa di Portovesme dalla vecchia Alcoa, che ha abbandonato il territorio, la produzione e quindi il territorio, alla Glencore, la multinazionale svizzera dichiaratasi disponibile a rilevare gli impianti, a condizione che il governo le assicuri condizioni tariffarie in termini di materia di energia in linea con quelle che sono le tariffe europee. Il governo la scorsa settimana ha fatto una proposta conclusiva alla Glencore, che si è presa 5 giorni di tempo per rispondere. Questi 5 giorni però sono già trascorsi e ovviamente è inevitabile che cresca la preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali su quello che sarà il pronunciamento di Glencore e quindi su quello che sarà anche il futuro dello stabilimento Alcoa e della produzione di alluminio e quindi quello di centinaia di lavoratori diretti e di almeno altrettanti indiretti. Ieri vi abbiamo riportato le considerazioni di alti dirigenti della CISL sia a livello nazionale che territoriale, peraltro non pienamente concordanti sulla valutazione del momento e quindi sulla posizione da una parte del governo e dall'altra della Glencore. Oggi vi proponiamo un'intervista con il segretario generale della CGIL del Sulcis-Iclesiente, Camera del Lavoro, Roberto Puddu, che abbiamo realizzato ieri mattina. Vediamola insieme. Roberto Puddu, l'attesa si allunga. Glencore avrebbe dovuto già dare la sua risposta al governo sulle proposte ricevute la scorsa settimana, ancora non l'ha fatto. Cresce fra voi anche nella CGIL la preoccupazione per l'esito dell'avvertenza? Sì, ma non per il fatto che la Glencore chieda precisazioni e non abbia ancora dato la risposta. Cresce perché il governo evidentemente non è ancora stato in grado di consentire alla Glencore di dare quella risposta. Torniamo indietro, ma questa avvertenza energetica è veramente annosa perché si trascina per molti versi da 15 anni, ma è possibile che l'Unione Europea in 15 anni non abbia ancora saputo dare risposte all'Italia per capire se certi provvedimenti sono aiuti di Stato o meno? Beh, il problema è soprattutto negli ultimi 3 anni, ma adesso stiamo alle cose che abbiamo e le cose che abbiamo sono che il governo si è impegnato il 10 di novembre 2014 con la Glencore e il 16 febbraio di quest'anno con il sindacato, con i lavoratori, con la regione Sardegna e con il paese. Ecco, forse è il caso che si mettano davvero a lavorare per chiudere questa partita e far ripartire quella fabbrica e il lavoro nel nostro territorio. I consiglieri regionali di Forza Italia Ignazio Locci e Marco Tedde e quello dell'UDC, il capogruppo Gianluigi Rubiu, hanno proposto lo stanziamento immediato di 50 milioni di euro a valere per il 2016 destinati ai poli industriali di Portovesme e Porto Torres. Grazie alla finanziaria attualmente in discussione in consiglio regionale, sostengono i 3 consiglieri regionali, possiamo dare attuazione alla delibera di giunta regionale numero 67/1 del 29 dicembre 2015 per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa Portovesme e Porto Torres. Non possiamo aspettare i tempi del governo, che evidentemente è totalmente disinteressato alla situazione di grave difficoltà in cui versa la Sardegna. In particolare le aree che fino all'avvento della crisi economica si reggevano quasi esclusivamente su quello che è il comparto industriale. E se non sarà la regione a muovere i primi passi concreti, Portovesme e Porto Torres rimarranno, secondo i 3 consiglieri regionali, aree di crisi industriale complessa soltanto sulla carta. Per questo, spiegano Locci, Ted e Rubiu, abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del documento economico e finanziario, il DEF, per riuscire a dare attuazione alla delibera di giunta attraverso 50 milioni di euro, fondi senza i quali i progetti di riconversione e riqualificazione industriale di cui si parla nella delibera non potranno essere attuati. Auspichiamo, aggiungono, che la maggioranza di centrosinistra colga l'occasione per riscattarsi, destinando risorse ad un settore per il quale fino ad oggi ha fatto pochissimo. Il coordinatore regionale dei riformatori sardi, Michele Cossa, intervenendo sul dibattito in corso, nel dibattito in corso sulla legge di stabilità, ha detto in aula che il momento imporrebbe scelte forti, tali da dare prospettive ai giovani che sono costretti ad andare via per cercare lavoro
e ai coraggiosi che scelgono di restare in Sardegna. Invece non c'è un progetto e vengono fatte scelte illogiche e dannose. Il deficit della sanità è aumentato, con i commissariamenti che, a dispetto di quanto annunciato, continuano a conferire incarichi e a fare una strana politica delle assunzioni, ha aggiunto Michele Cossa. Dall'altra parte si tagliano fondi a voci importanti ma irrisorie, come quelle per le Proloco, le bande musicali, le compagnie dei Barracelli, che con pochissime risorse riescono a fare davvero moltissimo. Le Proloco sono un essenziale presidio delle identità e delle diversità locali. Le bande musicali rappresentano a volte l'unico barlume di cultura musicale nella comunità, nelle comunità. E le compagnie di Barracelli presidiano il territorio e l'ambiente di decine di comuni della Sardegna, mobilitando migliaia di volontari che senza di esse non ci sarebbero. Uccidere questa realtà, ha concluso Michele Cossa, equivale a fare un danno enorme alla nostra isola. Dal 23 al 30 marzo i posti totali messi a disposizione sinora su tutte le rotte in continuità territoriale andata e ritorno sono 71.389, ovvero l'82% di capienza in più rispetto a quanto previsto dal decreto. All'Italia Meridiana hanno aggiunto complessivamente 32.173 poltrone sulle 39.216 previste. I voli totali sempre riguardo a tutti i collegamenti sono invece 441, 105 in più dei 336 stabiliti dalla norma istitutiva della continuità territoriale aerea, corrispondenti a un incremento del 31%. Specificamente sulle rotte da Cagliari ed Alghero per Linate e Fiumicino, Alitalia ha aggiunto 20.178 posti, il 65% in più della dotazione minima di 39.216, raggiungendo così un totale di 51.138. Meridiana invece ne ha reso disponibili 20.251 rispetto agli 8.256 previsti sulle rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano. La continuità territoriale aerea prevede costanti e tempestivi adeguamenti dell'offerta che consentono di aggiungere numeri importanti di voli laddove sia necessario. Come è accaduto nel periodo estivo e natalizio, il Comitato Paritetico di Monitoraggio ha chiesto e ottenuto anche per la settimana di Pasqua una preventiva e massiccia emissione di posti in vendita per fare fronte al prevedibile aumento della domanda. Laddove questo intervento si rivelasse ancora insufficiente, le compagnie saranno tenute a integrare la capienza in automatico sino alla disponibilità di capienza di slot. Questo è il sistema previsto dal decreto che sarà in vigore fino a ottobre 2017, ha commentato l'assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana. Siamo consapevoli che si tratti di una soluzione con delle criticità, stiamo lavorando a un nuovo modello in grado di superarle e contiamo di metterlo in campo, ha concluso l'assessore, con una stagione aeronautica di anticipo. La giunta regionale, riunita sotto la presidenza del vicepresidente Raffaele Paci, su proposta dell'assessore dell'agricoltura Elisabetta Falchi, ha approvato la riprogrammazione di 236.400 euro di risorse risultanti da economie di spesa, già impegnate a favore dell'agenzia Laure, per lo svolgimento di azioni di informazione sulle produzioni a marchio di qualità e anche in concomitanza con Expo 2015. Serviranno sempre tramite Laure per l'organizzazione e il coordinamento degli eventi legati all'edizione 2017 del concorso internazionale di vini Grenaches du Monde, che sarà ospitata in Sardegna, nonché per la comunicazione relativa a questo importante appuntamento a partire già dal prossimo Vinitaly, che è previsto nel mese di aprile. Sempre su proposta dell'assessore Falchi, la Giunta regionale ha dato il via libera ieri ad una seconda delibera relativa alle modifiche al regime di aiuti a favore delle produzioni lattiero-casearie e ovine di qualità che era stato approvato nel dicembre dello scorso anno e poi sottoposto a procedura di notifica alla Commissione europea. Nelle scorse settimane la Commissione europea aveva chiesto alcune modifiche per rendere il regime pienamente conforme alla legislazione pertinente e in particolare agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Il Governo nazionale ha concesso alle scuole della Sardegna una premialità da 28,3 milioni di euro. Ne ha preso atto ieri l'esecutivo riunito nella sala giunta del Consiglio regionale con il vicepresidente Raffaele Paci. Le risorse saranno utilizzate dalla Regione per sostenere tre linee di intervento per il progetto Tutti a Scuola per il biennio 2016-2018, con interventi mirati ad arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico, spesso causato dal deficit di competenze. La premialità, come ha spiegato l'assessore competente Claudia Filino, è legata al progetto Obiettivi di Servizio previsto dal quadro strategico nazionale 2007-2013, che ha introdotto nella programmazione nazionale un percorso di miglioramento dei servizi per la popolazione
e l'innalzamento della qualità della vita con il fine di equiparare le regioni del Mezzogiorno a quelle del Nord. La regione Sardegna ha partecipato al meccanismo di incentivazione ricevendo un riconoscimento di 28,3 milioni per la pubblica istruzione. 15 milioni saranno destinati alla linea miglioramento delle competenze, 10 milioni a scuole aperte e 3,3 per acquisto di scuolabus. Sul miglioramento delle competenze si interverrà nelle scuole secondarie di primo grado e il biennio delle scuole secondarie di secondo grado, per un totale di 77.000 allievi, ovvero con le risorse a disposizione si coinvolgerà l'8% della popolazione studentesca del biennio, mentre su scuole aperte il finanziamento sarà utilizzato per fare delle call annuali delle autonomie scolastiche che partecipano e che potranno presentare progetti di rafforzamento dell'offerta formativa e di fruizione dello spazio scuola, coinvolgendo così i 182.000 studenti sardi. Si procederà infine all'acquisto del terzo lotto degli scuolabus, dopo quelli da 28 e 38 posti, le risorse degli obiettivi di servizio serviranno ad acquistare 18 mezzi da 45 posti, partendo dal precedente avviso e dando la priorità ai comuni che hanno avuto la chiusura di scuole nell'ultimo processo di dimensionamento scolastico. Lunedì prossimo 21 marzo alle ore 19 il Vescovo di Iglesias, Monsignor Giovanni Paolo Zedda, benedirà la nuova Via Crucis artistica nel piazzale del Santuario della Vergine del Buon Cammino di Iglesias. Si tratta di un'opera dell'artista iglesiente Stefano Cherchi che ha arricchito le stazioni della Via Dolorosa con un'icona della Vergine apposta all'ingresso del santuario. Il progetto artistico nasce dalla felice intuizione di Monsignor Carlo Cani, rettore del Santuario della Madonna del Buon Cammino, che invitò l'artista iglesiente Stefano Cherchi a cimentarsi in una artistica via Crucis da collocare nel colle più caro agli iglesienti, dove sorge il santuario, cioè il monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara. L'artista preparò una serie di bozzetti che vennero pubblicati anche nel libro Vi darò un cuore nuovo di Giampiero Maccioni, trapiantato di cuore il 26 ottobre del 1996, cui fece seguito la realizzazione della stessa Via Crucis, eseguita secondo la sequenza e l'iconografia già presentata attraverso i disegni realizzati con tecnica grafite, donata alla diocesi e ora in bella mostra nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio a Iglesias, nel rione di Campo Romano. Il sogno di Monsignor Cani ora diventa realtà, grazie al contributo della Fondazione Banco di Sardegna che ne ha finanziato la realizzazione e al patrocinio della Diocesi di Iglesias che ha curato la messa in opera e quindi dell'Associazione Sarda Trapianti intitolata a Alessandro Ricchi, indimenticato chirurgo. Sabato 19 marzo, a partire dalle 10, nell'oratorio di San Ponziano a Carbonia, ricordiamo, si terrà il dibattito pubblico dal titolo Carbonia è la città che vorrei. Organizza il dibattito e coordinerà i lavori Manolo Mureddu. I lavori verranno introdotti inoltre dalla dottoressa Sara Pau. Sono invitati all'incontro gli amministratori locali, i rappresentanti di maggioranza e opposizione in consiglio comunale, i rappresentanti delle parti sociali e del mondo della cultura, ovviamente anche i candidati alle prossime elezioni amministrative di giugno. A Iglesias ci sono oltre 100 famiglie nell'elenco degli assegnatari di una casa popolare, ma a queste non è stato offerto nessun alloggio. Eppure in città ci sono 36 appartamenti dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa a ridosso della residenza sanitaria Rosa del Marganai, ristrutturati e immediatamente disponibili, vuoti da mesi perché necessitano di alcune opere di manutenzione da tempo promesse. Una situazione paradossale, secondo il capogruppo dell'UDC in Consiglio regionale, Gianluigi Rubio, è da sbloccare subito per venire incontro alle esigenze delle famiglie disagiate. Più che una contestazione, dice Rubio, che sulla questione ha presentato un'interrogazione urgente all'assessore dei lavori pubblici, è assurdo che la burocrazia provochi la mancata assegnazione delle abitazioni alle famiglie in condizioni disagiate, con una grande fetta di disoccupati e senza lavoro presenti nel territorio. Le strutture, ne aggiunge Rubio, avrebbero necessità di piccoli interventi non particolarmente dispendiosi. L'azienda regionale dovrebbe essere più efficiente nel venire incontro a quelle che sono le esigenze di un territorio già in forte sofferenza, mettendo fine ai ritardi. Nonostante la riqualificazione di alcune aree destinate allo svago e alla socializzazione giovanile, è sotto gli occhi di tutti che altre sono lasciate a completo degrado e all'azione dei vandali. E tra queste spicca l'area di Bita, ormai ex pista di pattinaggio, sita nella via Matteotti. E quanto denunciano a Sant'Antioco in una nota Arianna Lecca e Alessio Cocco del gruppo Forza Italia di Sant'Antioco e Giacomo Cherchi, dirigente regionale di Forza Italia Sardegna. Già dall'ingresso ci si trova, aggiungono, davanti a una situazione che mette a rischio l'incolumità dei giovani che ancora oggi frequentano la pista.
basta. Ferri che sporgono dal terreno rischiosamente nascosti da cumuli di aghi di pino, massi, vetri rotti e rifiuti all'interno delle aree di gioco. Queste sono le insidie a cui un giorno i giovani devono prestare attenzione e chiedono l'intervento immediato del sindaco Mario Corongiu e della sua giunta. Con un emendamento alla finanziaria a costo zero, il consigliere regionale della base, Gaetano Ledda, ha proposto la stabilizzazione dei dipendenti ARAS nell'agenzia Laurea entro l'anno o in alternativa il commissariamento dell'agenzia. Con questa iniziativa si cerca di chiudere definitivamente la storia infinita dell'inquadramento dei dipendenti ARAS all'interno dell'agenzia agricola Laurea. L'emendamento si propone come uno strumento utile per risparmiare soldi pubblici con il coordinamento delle attività dei diversi enti operanti in agricoltura. Inoltre, autorizza Laurea, se applicato, autorizzerebbe quindi ad applicare gli strumenti di legge già previsti e soprattutto introdurrebbe clausole necessarie a punire i burocrati che si volessero mettere di nuovo contro quella che è la volontà del Consiglio regionale. L'ASL numero 7 di Carbonia ha pubblicato un avviso di mobilità ordinaria interna per titoli e colloquio per due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D da destinare alla struttura di endoscopia digestiva del presidio ospedaliero Sila di Carbonia. Il termine per la presentazione delle domande scade il 24 marzo 2016. Il 31esimo premio Giuseppe Dessì muove i suoi primi passi. È online, infatti, il bando di partecipazione alla nuova edizione dell'annuale concorso letterario intitolato allo scrittore sardo, nato a Cagliari nel 1909 e scomparso a Roma nel 1977, in programma dal 19 al 25 settembre a Villa Cidro, la cittadina del Emilio Campidano in cui visse da giovanissimo e poi fonte di ispirazione di tante pagine della sua produzione letteraria, in particolare il romanzo Paese d'ombre, vincitore peraltro del premio Strega nel 1972. Il premio si articola nelle consuete due sezioni, narrativa e poesia. Possono partecipare opere in lingua italiana pubblicate dopo il 31 gennaio 2015. I volumi devono essere spediti in 11 copie entro e non oltre il prossimo 20 giugno alla segreteria del premio presso la sede della Fondazione Giuseppe Dessì, via Roma 65-09039, Villa Cidro. Doppia tappa in Sardegna questo fine settimana per il Mascia e Orso Live Show. Sabato 19 marzo a Cagliari, alle ore 16 all'Auditorium del Conservatorio in Piazza Porrino e domenica a Sassari, al Teatro Comunale, con inizio alle 16.30. Va in scena la trasposizione teatrale della fortunata serie animata da produzione russa, trasmessa in Italia sul canale Rai Yo-Yo, un cartoon di successo internazionale che piace non solo ai bambini ma anche ai genitori. Prodotto dalla MSRL su concessione dello studio di animazione moscovita Animacore, lo spettacolo si presenta come un vero e proprio musical che vede i due protagonisti, la piccola e vivacissima Masha e il suo grande amico il saggio e paziente Orso, interpretati sulla scena da Masha e Orso, insieme ad altri personaggi principali della serie televisiva liberamente ispirata ai personaggi del folklore russo. Uno spettacolo per i più piccoli, ma che sa divertire anche i grandi, con proiezioni di effetti speciali, coreografie, musiche, costumi e scenografie materiali e digitali che ricordano gli oggetti e gli ambienti tipici del cartone animato. Chiudiamo con una notizia di sport. Torna la grande ippica in Gallura, si svolgerà domenica 20 marzo nei suggestivi scenari della cantina Siddura di Luogosanto. La seconda tappa regionale del campionato di endurance equestre. La manifestazione, denominata Coppa Sardegna Siddura Endurance Cup, è organizzata dall'Associazione Culturale Lugiuali di Luogosanto in collaborazione con il circolo ippico Lini Bari di Santa Teresa di Gallura e con il patrocinio del Comune di Luogosanto. A distanza di 5 anni la competizione regionale equestre ritorna a Luogosanto per la prima volta ospite delle tenute Siddura, dove si svolgeranno le partenze e gli arrivi dei circa 40 cavalieri che si contenderanno il podio, suddivisi nelle tre categorie ammesse dal regolamento: i debuttanti 30 km, Chen A 60 km e Chen B 90 km. I partecipanti si sfideranno sotto lo sguardo attento della giuria e del responsabile dell'Endurance Sardegna, Anna Teresa Vincentelli. I fantini più veloci verranno premiati nell'anfiteatro della cantina Siddura con i premi messi in palio dall'azienda vinicola, che ha accolto con estremo entusiasmo la proposta di ospitare nelle tenute una manifestazione così importante e spettacolare. Era questa l'ultima notizia della nostra pagina di informazione quotidiana televisiva dalla provincia del Sulcis Iglesiente TV. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona giornata.